Desidero occuparmi ora dell'essere, filosoficamente parlando, anzi in maniera epistemologica, ossia secondo la filosofia, ma con riferimento alla filosofia della scienza. L'essere, l'indagine sull'essere, nacque nel pensiero occidentale con Parmenide, dove il concetto di essere è unitario e si definisce in opposizione al non essere, al divenire e al molteplice. Fu la prima volta che l'essere fu ricondotto all'essenza di tutte le cose che sono, poiché esse sono tutte, se sono in essere, nel verbo essere e in quanto l'essere indica in tal modo, è ricondotta l'unità di ogni cosa. E essendo unitaria, è contrapposta al molteplice, è contrapposta soprattutto al divenire dell'essere, che lo muterebbe, lasciandolo con alcune caratteristiche in un certo momento e con un altro modo di essere in un periodo successivo. Sotto il profilo epistemologico, quello che c'è da dire in relazione a questa espressione, possiamo riferire l'essere al modo di essere con cui tutte le cose esistono e quindi al sistema globale integrale che raggruppa in sé ogni singola possibilità, che nel suo essere è indicata dal numero uno, che in sintesi è proprio il modo unitario dell'essere, ma che proprio per l'assolutezza del numero uno contiene in sé anche il non essere, in quanto se noi definissimo l'unità con l'essere che caratterizzi un certo qual modo di essere, questa sarebbe una determinazione dell'essere inaccettabile nella sua unità, perché l'unità trascende da ogni modo di essere quantitativo, proprio in quanto uno in potenza di zero è uno, ma è uno anche in potenza di n, perché 1 moltiplicato 1 moltiplicato 1 moltiplicato 1, che resta sempre 1, rimanda ad un modo infinito di essere dell'uno, che essendo proprio infinito esce, esorbita dalla condizione limitata dell'essere e la rimanda ad un modo talmente infinito dell'essere che arriva a contraddirlo nella sua definizione fissata in questo verbo che ti esprima l'unità come qualcosa che sia in essere, e abbraccia, aggiungendo a questa caratterizzazione, la caratterizzazione assolutamente opposta del non essere determinato in quanto infinito, e con ciò l'elemento che è aggiunto alla caratterizzazione in positivo dell'essere aggiunge quella in negativo e conduce al modo infinito di essere che appartiene proprio ad un sistema infinito in cui
miscelando in tutti i modi possibili l'essere inteso come uno a non essere inteso come zero, si arriva a una serie infinita di ordini verticali che miscelano tra di loro in tutti i modi possibili la presenza uno dell'essere in positivo e la presenza zero dell'essere unicamente in potenza di essere. Infatti l'unità è quanto comprende in sé l'essere non solo nella sua condizione di essere in atto, ma anche quella che in un certo senso nega in assoluto l'atto della presenza, perché la riconosce assolutamente in quell'uno elevato a zero che è una pura potenza di essere. Quando accada, entri in campo una determinazione reale e trasformi ciò che è in potenza in ciò che è in atto. Ecco, coinvolgendo a questo punto la matematica, riferita proprio a quella unità che era definita una unità ad Elea, ci rendiamo conto dell'errore, in un certo senso, fatto ad Elea, quando rifiutarono per l'unità dell'essere il suo essere molteplice, e invece si arriva proprio alla molteplicità di tutte le combinazioni possibili tra l'essere e il non essere, come tra tutto quanto è semplicemente in potenza di essere e quanto è invece diviso, disarticolato nella molteplicità di tutti i modi di essere, uguali e contrari. Se noi immaginiamo proprio una stringa di dati binari 1001000 che comprende tutti i modi possibili dell'essere, noi arriviamo a questa condizione, alla quale ci arriviamo anche in un altro modo, attraverso la pura e semplice divisione tra il 10 e quel 9, che è la differenza tra il 10 e quel suo inverso, il suo decimo, tale che 10 sottratto il suo decimo dà luogo a 9 decimi. E quando noi dividiamo il 10 per 9, ossia l'unità data dai 10 decimi per i 9 decimi, noi otteniamo proprio una molteplicità assolutamente infinita data dal numero 1,1111 che rilancia propriamente l'essere nella molteplicità infinita di un essere uno che si esprime all'infinito nel suo essere un decimo ogni volta. Quindi a questo punto l'esame epistemologico proprio delle affermazioni espresse a Elea ci porta in un certo senso a correggere quella intuizione, perché è vero che l'essere è il fondamento di ogni cosa che esista in essere, ma è anche il fondamento di ogni cosa che esiste unicamente in potenza di essere. Successivamente, dopo la lotta con tutti gli strumenti che esistevano allora, con il divenire invece sostenuto vero da Eraclito, la scienza ha adottato in relazione alla ipotesi se il fondamento fosse l'essere delle cose o il suo divenire, ha accettato più la tesi di Eraclito che l'essere è soprattutto il suo divenire, tanto che nei tempi di oggi si è giunti alla
teoria, per esempio, dell'evoluzione della specie o della legge scientifica, per esempio, che porta a definire la forza come quanto porti in conseguenza della forza all'accelerazione della massa. Insomma, a fenomeni tutti che accadono nel tempo di un loro essere messi in atto e quindi riconoscendo l'essere solo nel suo modo di essere in atto, la scienza ha avallato solo una delle due opposte direzioni legate all'essere, perché essendo l'essere quanto essendo assoluto raggruppa in sé i due modi opposti di essere, ossia in potenza o in atto massimamente differenziato, ci sono due linee di azione, una che porta ciò che è in potenza a essere messo in atto, ma ce n'è anche una uguale e contraria che porta quanto è posto in atto a rientrare nel suo livello unicamente potenziale. E proprio per dimostrare che questo non è semplicemente un esercizio della logica chiamato filosofia, possiamo prendere in considerazione l'antimateria e il magnetismo per dire che, poiché l'antimateria si muove nel verso opposto alla materia e poiché il magnetismo si muove nel verso opposto all'elettricità, noi abbiamo che, come nello spazio frontale che noi abbiamo, abbiamo due diverse direzioni, due diversi versi, uno condotto dall'elettricità che in un filo elettrico fa correre la corrente elettrica in questo verso, se tutto il campo esterno a quel filo si muove nel senso inverso. E quindi abbiamo proprio due versi, uno dell'elettricità e quello opposto del magnetismo, però diciamo che tutto ciò accade semplicemente nello spazio frontale che noi vediamo e che ci rimane sempre di fronte, noi possiamo tranquillamente dire che, poiché ciò accade nello spazio frontale, accade anche nello spazio in profondità. Perché anche se noi prendiamo un fenomeno nel tempo che abbia la massima velocità, ossia quello della luce, e osserviamo un raggio di luce non nel verso che ce lo porta, ma in quello che lo ruota di 90 gradi e ce lo mostra in un modo frontale, noi possiamo assistere a un'onda che, se immaginiamo il suo percorso dal Sole fino alla Terra, ci mostra nello stesso piano frontale tutto quello che accade in 8 minuti di tempo. Noi non possiamo dire che è immediato il passaggio della luce dal Sole alla Terra perché lo vediamo tutto nello stesso piano. Quello che noi vediamo nello stesso piano impiega ben 8 minuti per passare da questo punto, che è quello del Sole, a questo punto, quello della Terra. La considerazione perpendicolare alla profondità della nostra osservazione appiattisce il tempo nello spazio frontale e noi, avendo appiattito il tempo, vediamo nello stesso piano frontale tutti i tempi, come tutte le onde che esistono tra il Sole e la Terra. Questa immagine ci deve far capire che quello che è compreso nel piano come contrapposto è compreso anche nell'asse frontale come contrapposto e di conseguenza, se nel piano frontale abbiamo una contrapposizione in questo verso, essa esiste anche in quella della sezione
in profondità. In quella sezione, quelle stesse onde che andavano dal Sole alla Terra sono diventate un fenomeno percepito in 8 minuti. Perché? Perché tutte le onde, anche la prima che noi vediamo in questo momento, nel Sole, se abbiamo una visione, diciamo, trasversale e la vediamo in senso della profondità, quella onda che è emessa in quell'attimo dal Sole, prima di arrivare alla Terra, impiega ben 8 minuti e lo spazio è divenuto tempo. Quindi ci rendiamo intanto conto che spazio e tempo sono solo modi di vedere lo stesso fenomeno, appiattendolo nel tempo o appiattendolo nello spazio, e di conseguenza non sono cose in sé. Se noi vediamo il divenire nel tempo come una serie di piani frontali che, come in un cartone animato, ci mostrano varie singole onde come vari fenomeni unitari di un alto e basso, apparente uno solo alla volta, unitariamente, per cui vediamo prima un alto e poi un basso, poi un alto più un basso, venire alla nostra possibilità di osservazione, questo fenomeno che impiega tempo e che ci potrebbe far credere che esista nello stesso piano di osservazione solo un'onda, ci consente un piano di osservazione, se è perpendicolare, che invece ci mostra la presenza di tutte le onde. Ecco, quello che accade nello spazio è esattamente quello che accade nel tempo, per cui l'unità di tutte le cose è un qualcosa che può essere osservata in modi categoricamente diversi, nello spazio o nel tempo, ma ci sono le stesse cose alla base che sono poi percepite in questi due modi diametralmente opposti che ci portano a vedere un divenire di quell'essere che noi vediamo quando è collocato tutto nello stesso piano dell'osservazione. E allora a quel punto arriviamo a capire che il divenire apparente è proprio l'osservazione di quanto è sullo stesso piano, di quanto è virtualmente messo sullo stesso piano e contiene in sé tutte le unità di quella onda, tutte evidenziate nella loro presenza simultanea dell'essere. Ecco che cosa e come avrebbe potuto Eraclito essere demolito dai filosofi della scuola di Elea, ma i filosofi di quella scuola non avevano a disposizione gli strumenti che oggi noi abbiamo della scienza per poter dare una risposta scientifica. Il bravo Zenone di Elea, per rigettare l'idea del divenire, ebbe a sua disposizione solo l'esempio di Achille e della tartaruga. Achille era più veloce della tartaruga, non sarebbe mai riuscito a raggiungere la tartaruga se ogni volta mancava uno spazio che era divisibile per due, tanto che raggiunta la prima metà rimaneva ancora spazio, e se quello spazio era sempre divisibile per due non sarebbe mai riuscito a raggiungere la tartaruga, perché sarebbe rimasto sempre uno spazio divisibile per due. Questi erano i mezzi disponibili allora alla ricerca filosofica, mezzi che oggi noi possiamo tranquillamente superare, perché quando noi vediamo l'esistenza di un film composto di un quantitativo enorme di singoli fotogrammi che, se sono visti in sequenza uno dopo l'altro, ingenerano l'effetto cinematico di un movimento, di una scena nell'altra scena, noi possiamo tranquillamente giudicare che quel movimento è visto nel suo essere, perché noi, anziché vedere per esempio insieme quel milione di fotogrammi,
ne vediamo uno solo alla volta, in sequenza, ossia osserviamo quel film in quella direzione profonda che osserviamo la luce quando ci mettiamo a fissare il sole e, visto in quel modo, riceviamo un'onda alla volta come se fossero avanzanti verso di noi un fotogramma alla volta che quindi ingenera l'apparire dinamico dell'ondeggiare della luce. Ecco, in questo modo noi ci rendiamo conto che l'essere teorizzato da Eraclito, vero nel suo divenire, era invece semplicemente un altro modo di apparire di tutto ciò che era in essere quando veniva appiattito semplicemente nel piano della osservazione frontale. L'essere ha avuto delle modifiche nel corso del tempo di esame della filosofia. Infatti Platone considerò che l'essere era come una idea tra le altre, di cui le cose partecipavano, e distinse tra l'uso del verbo essere in senso assoluto e l'uso di esso come copula, cioè questo è questo, e quindi è un tramite tra due cose e non solo una stessa cosa. Platone immediatamente configura l'apparire dell'essere come quanto attiene al soggetto che lo vede e ne formula l'idea dell'essere, e quindi l'essere è ricondotto proprio alla mente pensante e che usa tutti i verbi che sono sintetizzati nell'essere come quanto unifica idealmente tutti i modi di essere in cui un soggetto compie apparentemente un'azione, e se è il verbo mangiare c'è un soggetto che mangia una mela, se il verbo è correre c'è un soggetto che percorre un percorso, e quindi è qualcosa che non è riferito a una sola cosa, ma l'essere è proprio la copula che congiunge il soggetto in azione con la azione da esso svolta. Insomma, questo tentativo fatto da Platone di ricondurre l'essere al soggetto in essere che pensa non è una contraddizione dell'essere sostenuto a Elea, ma è semplicemente un altro modo di affermare l'essere nella sua concezione ideale. E dobbiamo dire che non è appunto altro che una novità che tira in ballo il soggetto pensante in una natura che ha una cosa da vedere e un soggetto che la vede e la concepisce. Il modo di essere è in Aristotele agganciato alla sostanza. C'è una sostanza in essere. E anche questo non è una contraddizione, perché per quanto io epistemologicamente ho ricondotto l'essere al sistema integrale di tutto il possibile nella composizione tra l'essere e il non essere, quindi a un sistema possibilistico integrale, Aristotele arriva a dire che l'essere è sostanzialmente tutto questo infinito sistema possibilistico nel suo sostanziale esistere. Il termine essere nella filosofia moderna assume una relazione al soggetto che lo pensa, soggettivismo, in un modo ancora più evidente e chiaro con
Cartesio. Cartesio riprende in un certo senso quello che era stato il modo di Platone di ricondurre l'essere al soggetto che lo pensava. Ma Cartesio, rispetto a Platone, è più già scientifico, è già più un soggetto in se stesso che analizza l'essere e lo vede nello spazio e nel tempo. Cartesio è stato un maestro scientifico dello spazio, perché è arrivato alla sintesi dello spazio espressa dal suo sistema cartesiano, costruito su tre assi componenti X, Y e Z. E in questo modo lo spazio, che noi abbiamo visto è quanto possa unificare tutto l'essere, appiattendolo su un piano, che appartiene poi anche a un piano spaziale quando è perpendicolare in questo modo o perpendicolare in questo modo, questo essere spianato, diciamo così, è appunto ricondotto in sé al sistema cartesiano dei tre assi, ma poi anche alla congiunzione di questo ente in sé spaziale con l'ente in sé umano essenziale di quel cogito ergo sum proprio tirato in ballo da Cartesio, che quindi, riconducendo tutto l'oggetto al soggetto, evidenzia in modo caratteristico la dipendenza dell'essere dal soggetto in essere, ma non solo da questo, perché appunto sono nel giudizio di Cartesio in essere sia l'oggettività che la soggettività che lo pensa. E andiamo a Kant. Kant, rifiutando il significato ontologico, ontologico significa di una cosa che esiste in se stessa, rifiutando il significato ontologico della nozione di esistenza, ricondusse l'essere alla nozione di esistenza reale testimoniata dai sensi. Ma questa nozione, che è appunto la conoscenza della cosa in sé testimoniata dai sensi, è nuovamente un modo più approfondito di ricondurre l'oggettività a soggetto che la pensa, e in questo caso riconducendo l'oggettività al soggetto, tanto che Kant rifiuta alla possibile esistenza di una cosa in sé che esista nel suo essere, se non in quanto pensata da un essere che la conforma in tutti i suoi possibili modi di essere. In Hegel la nozione di essere ebbe di nuovo significato ontologico. L'essere, secondo lui, raccoglie le determinazioni concettuali nelle quali prevale l'immediatezza, categorie qualitative e quantitative. Ecco, Hegel riporta al quid che è necessario che esista in sé, se ricadendo sotto i sensi e quindi osservato e quindi giudicato e quindi pensato, fa del pensiero qualcosa che è la pura e semplice interpretazione di un qualcosa che esista alla base e che sia oggetto del modo di intenderlo pensando. Questo tentativo dell'essere di divenire sempre interpretato più in un modo che nell'altro è proprio la sintesi della difficile comprensione che l'essere è in se stesso, perché l'essere in se stesso contiene quanto è in potenza e immediatamente
non esiste, perché esiste solo nella potenza di esistere quando è messo in ballo il tempo, ossia l'osservazione dello spazio in questo modo della profondità, tanto che tutto quello che è contenuto in un piano di osservazione sia sottoposto ad un'analisi nel tempo, perché tutte le onde che esistano in questo piano sono percepite, esaminandolo in profondità, una dopo l'altra, e quindi sono tutte soggetto alla immediatezza di un'onda sola alla volta. E il fenomeno che raggruppa tutto l'essere nel suo spazio di esistenza è immediatamente sottoposto a una serie di divisione in frammenti unitari, quando semplicemente attraverso l'osservazione perpendicolare lo spazio diventa il tempo, e quello che è tutto compreso in questo spazio rappresentativo immediatamente diventa analizzato per modi unitari. Abbiamo proprio quello che è il risultato della divisione tra 10 e 9, che porta a un 1,1111, che vediamo tutto insieme in questo piano frontale che ci mostra il risultato, ma che, se noi vogliamo rappresentarlo attraverso i singoli scatti decimi che esistono tra un 1 e il decimo successivo, noi dobbiamo girarlo in questo modo, e a questo punto noi osserveremo il piano frontale, perché con l'osservazione fatta in questo modo, quei 9 che avevano diviso il 10 e che in un certo senso non erano visti quando si osservava solo il risultato 1,111, sono visti nella loro unità, e noi vediamo tutti e 9 i divisori del dividendo 10. Li vediamo uno dopo l'altro, e vedendoli in sequenza noi abbiamo il risultato di una visione frattale del divenire in funzione di ciò che è in essere. La visione frattale è proprio quella considerazione che, anziché mettere in evidenza il risultato di una divisione di 10 in 9, che ti mostra quanto tocca a ciascuno di quei 9, e che quindi ti unifica quei 9 che sono il divisore del 10, sono portati a 1, il risultato è che ciascuno ha 1,1111, riducendo il divisore 9 in una unità, noi vediamo quanto tocca a ciascuno. Ma questo non è vero, significherebbe che il 10 si è ridotto al continuo e successivo decimo. No, accade così quando noi abbiamo una visione divisa e appiattita in questo modo, che non ci mostra quanto esiste in uno spazio visto di taglio, e che, se noi giriamo opportunamente, in questo momento ci mostra esattamente invece quello che accade nel quadro a ogni tempo, cioè a ogni passaggio di un 1 nell'uno decimo successivo. E quindi noi abbiamo la presenza in un primo momento del piano 3x3. Quando lo osserviamo questo piano a livello del decimo successivo, il piano non è ancora 3x3, ma poiché noi abbiamo avuto una inflazione, una accelerazione decimale, perché prima avevamo 1 soltanto, poi abbiamo un 1,1, mentre noi abbiamo in profondità questo 1,1, nel piano frontale abbiamo che anche il 3 si è inflazionato, ossia si è accelerato di un 3 che è suo decimo. Quindi abbiamo che il 3x3 è diventato 33x33. Quindi il piano che immediatamente ci viene
da osservare quando l'unità è diventata il decimo, ossia quando non abbiamo 1,1, ma abbiamo 11 decimi. In quel preciso momento in cui noi abbiamo 11 decimi, perché l'unità è diventata il decimo, noi abbiamo che il quadro frontale è divenuto 33 per 33 decimi. Nel terzo tempo, in cui l'unità è diventata il centesimo, noi abbiamo che il piano è divenuto a sua volta 333 per 333, perché quella inflazione decimale che c'è nella profondità esiste anche nelle altre due componenti del piano frontale. E se il piano frontale ha un fronte che è poggiato non sull'unità, ma sul numero 3 per 3, abbiamo che è il 3 per 3 che si inflaziona sempre di un decimo. Diventa 33, 333, 3333 e così via. E noi nella nostra osservazione del divenire dell'essere passiamo dalla percezione di un piano frontale che inizialmente era 3x3, che diventa 33x33, che diventa 333x333 e così via. Noi, quando vediamo una cosa di questo tipo, subiamo l'impressione del divenire, perché ogni fotogramma diventa in apparenza quello successivo. E il divenire è legato all'accelerazione decimale di ogni fotogramma, accelerazione fatta nel piano. Questa accelerazione, se noi osiamo fare il controllo epistemologico per capire a che cosa veramente si riduce a un fenomeno che, quando noi abbiamo raggiunto il quarto tempo, ossia abbiamo in profondità un 1,111, abbiamo tre unità viste nella loro frontale apparenza che è quella unitaria. Quando noi abbiamo questo e lo consideriamo nel fronte, vediamo che le unità nel fronte sono divenute 4 cifre 3, ossia 3333 per 3333. E l'accelerazione che noi abbiamo avuto, quella decimale, quella della massa, sottoposte a questa forza che determina la divisione 10 diviso 9, l'accelerazione è divenuta con dei valori che non si modificheranno più. Infatti abbiamo un valore che è divenuto 100, che ti raggruppa tre cifre, virgola, e poi avremo il risultato immenso di un numero che sarà sempre considerato tre cifre alla volta, in una suddivisione sempre millesima ogni volta. E sono esattamente 180 nel primo gruppo decimale, dei primi millesimi. Sono 261 nel secondo gruppo tridimensionale, sempre espresso così. E poi abbiamo una accelerazione che è sempre fatta in relazione al 3 elevato a 4, uguale 81, che dimostra che a questo punto il numero 81 è divenuto l'accelerazione quadridimensionale di quella realtà tridimensionale espressa in linea dal numero 3. E perché? È perché questo è il risultato che si stabilizza in questo modo quando noi abbiamo il contenuto nel quarto tempo diviso per il contenuto nel terzo tempo, il quarto tempo a 4, 3 al quadrato, diviso per il tempo immediatamente precedente che ne aveva 3,
al quadrato, 333 per 333, questa divisione ha stabilito quanto spazio tocchi a questo fenomeno di infinita accelerazione decimale. Ne tocca sempre 3 elevato alla quarta. Anche nel secondo gruppo di 3, perché il primo diventa 100 e non cambierà più. E possiamo definirlo come il massimo quadro della nostra possibile percezione. La cornice del quadro, che ha 10 per lato, 10 per 10. Poi abbiamo che il primo momento decimale introduce la percezione unitaria del 100, unitaria in 99 unità. Ossia, abbiamo proprio il risultato di quella divisione tra 10 e 9 che aveva portato al risultato unitario nell'unità che toccava a ciascuno. Questa condizione, riferita quindi a ciascuno, quando questi ciascuno sono 100, li riferisce a 99. Abbiamo ora una percezione diversa, vedete? Il 100 è diventato 99 unità. E poiché l'incremento è in funzione di 3 elevato a 4, cioè di 81, nel secondo tempo noi abbiamo 99 più 81 uguale 180. Che cosa è questo 180? È pi greco, è il semipiano o il semidiametro che in un certo senso dimezza il volume e te ne mostra l'appiattimento su 180 gradi, quelli del piano frontale. Quindi, dopo il primo momento, 100, in cui abbiamo la cornice, il momento immediatamente successivo ci mostra la presenza del piano di 180 gradi. Il momento successivo fa incrementare quel 180 di 3 elevato alla quarta, quindi lo fa incrementare di 81, e 180 più 81 porta a 261. Che cos'è questo numero di 261? Lo vediamo benissimo. Se la nostra unità di relazione è data dal ciclo 10, perché noi abbiamo diviso il 10 per le 9 unità sue, noi abbiamo che a livello di intero, cioè nelle tre linee che sono la base del piano 3x3 che formula il nostro fronte, abbiamo che il numero 261 riferito a 10 al cubo, cioè riferito al 1000, è la presenza un quarto. Noi nel quarto tempo della divisione abbiamo questa accelerazione. Quindi, riferita al quarto tempo del 10 al cubo, il quarto tempo di 10 al cubo, quello della presenza di un tempo unitario in quattro tempi, un quarto, riferito al quarto, ossia a 250, comincia a mostrare la presenza a un quarto di 1000 data da 250 che sta avanzando verso l'osservatore per un ciclo unitario 10 che, essendo unitario come 10, in sé è 10 unità, ossia 10 più 1, ossia 11, tanto che 250 più 11 porta alle 261 dimensioni che noi abbiamo nel terzo gruppo tridimensionale, che erano appunto 100 il primo, 180 il secondo, 261 il terzo. E poiché il secondo e il terzo
sono espressi nei decimali, mentre il primo è espresso nelle unità, le sei dimensioni decimali, pari al metro elevato a 10 alla meno 6, porta alla dimensione dello spazio complesso, che è quello totale, perché si esprime nelle prime tre, che sono quelle della dimensione reale, in quelle successive, che sono della dimensione spaziale immaginaria. Parole povere, 10 al cubo per 10 al cubo porta 10 alla 6, che nel valore inverso riferito all'unità diventa 10 alla meno 6. Ecco, quando abbiamo proprio il valore di 10 alla meno 6 in essere, ecco che abbiamo che l'accelerazione ha portato al 261. E nell'accelerazione unitaria successiva vediamo che abbiamo l'aggiunta unitaria a questi valori di un nuovo modo di accelerazione che è ancora di 3 elevato alla quarta, perché abbiamo che 261 più 81 è divenuto 342. E che cos'è 342? Possiamo scomporlo come vogliamo. Possiamo immaginare che sia 333 più da 33 a 41 bisogna aggiungere 7 più 1, 8. 8 che cos'è? È la realtà delle quattro dimensioni complessa. 4 più 4, ossia è 2, cioè quanto va da meno 1 a più 1, quindi è il complesso positivo negativo dell'unità, basato sul 2, elevato al cubo, cioè 8. Ecco, abbiamo la realtà unitaria, perché è 2, complessa, quindi nel volume 2 al cubo, che si aggiunge come l'incremento che avevamo di questo 261 che era percepito nello spazio che proveniva verso di noi e che era 250 come un quarto di mille e 11 come il moto 1. Ora aggiungendosi l'accelerazione di 81 arriviamo al 333 più 8. Insomma, io non sto a analizzare questi numeri, ma vi dico, e li potete controllare, che da questo momento ogni volta che noi abbiamo aggiunto un gruppo di 3 ai precedenti, abbiamo dovuto accelerarli per 3 elevato a 4, ossia per la dimensione della potenza 4 su base 3. E ogni scatto in più decimale che noi abbiamo da questo momento in poi non ingenera più modifiche di questi gruppi, ma semplicemente aggiunge ogni volta a un gruppo espresso da 3 numeri che nel rapporto tra il quarto tempo e il terzo tempo che si è accelerato nel quarto non presenta alcuno zero tra i gruppi di 3, perché sono tutti numeri proprio in fila. L'unico 100 con due zeri sta nel primo gruppo. Negli altri mancano gli zeri. Ebbene, negli altri, ogni volta che noi facciamo uno scatto, aggiungiamo uno zero in più. Nel quinto tempo, infatti, il 100 è divenuto 100,0. Il 180 è divenuto 180 più 0 e in relazione al fatto che il 100 aveva aggiunto uno 0 slitta alla posizione decima. Di conseguenza l'altro gruppo che
arriva, si ritrova a due accelerazioni simultanee, una del 100 che è divenuta 100,0 e un'altra del 180 che è diventata 180,0. Quindi a mano che noi abbiamo la considerazione dei gruppi di tre che vengono dopo, sono accelerati nella loro precedente accelerazione e presto o tardi abbiamo una tale accelerazione che nel piano frontale a un certo punto riusciamo a contenere l'immagine di tutto quanto esista e ce lo evidenzia attraverso la possibilità di percepire addirittura le lontane galassie che sono immense come dimensione, ma grazie alla lontananza che le riduce di 10 ogni volta e a gruppi millesimi ogni volta nel verso frontale, tutto quello che è espanso in questo fronte è contenuto, a un certo punto è contenuto come tutto quanto il sistema integrale che esiste e che si è appiattito tutto quanto in questa visione frontale. Che cos'è questa visione frontale? È proprio gli elementi che sono quelli che risultano come il numero dei divisori. Il risultato era da 10 che divideva per 9. Stiamo inflazionando questo 3x3, che inizialmente è 9, fino a portarlo a tutti i numeri possibili e immaginabili che fanno parte di questo piano frontale e che noi evidenziamo poi e apprezziamo come il momento istantaneo che abbiamo noi della percezione dell'universo, ma grazie a questo modo tutto il tempo è divenuto spazio, tanto che la distanza dall'uno che noi abbiamo al centro, messo nelle quattro direzioni componenti del piano, è tale che tutto quanto è dislocato in questa direzione e è appiattito lontano nello spazio, evidenzia quanto è lontano nel tempo, ma lo evidenzia presente. Quindi è grazie a ciò che tutto ciò che è in essere oggi è visto tutto a livello di questo tempo, perché questo tempo, ripeto, è l'appiattimento sul piano frontale dell'osservazione di tutto quello che è lontano nello spazio. Perché nella 3x39 abbiamo che esistono tutti quanti i versori dello spazio e quindi in tutti e 9 i versori dello spazio noi abbiamo questo fenomeno e questo fenomeno ci consente di vedere oggi una luce emessa un milione di anni or sono come appare oggi nel suo passaggio che nel piano si è presentato ridotto a una quantità infinitesima e grazie a questo tutto il sistema infinito di tutto il possibile che è configurato nell'universo diventa possibile da essere percepito e abbiamo visto in che modo. Quindi l'analisi di questo essere certo che è riferita ad un modo di percepirlo e lo evidenzia sotto il profilo ontologico e sotto il profilo di un essere pensante elementare che lo considera nel suo essere, facendo aderire il suo giudizio esistenziale a una matematica rappresentativa che trasforma quanto è in essere in numeri eccezionalmente potenti
perché hanno la capacità di presentare in forma numerica quello che esiste, perché il numero, e qui dobbiamo riandare a un contenuto dell'essere che la filosofia trascura, che è quello espresso da Pitagora, perché quando Pitagora aveva enunciato che il fondamento di tutto quanto è in essere è il numero, era stato veramente capace di analizzare l'essere in questi numeri, che ora io, analizzandoli sulla base della filosofia della scienza matematica, vi sono arrivato a evidenziare come quali numeri sono coinvolti in questa percezione e che sono numeri in se stessi qualificanti, quantitativi, perché il 180 come pi greco, come il piano frontale che abbiamo di fronte, ve l'ho anche dimostrato come il primo contenuto che è evidenziato in quel perimetro dato da 10x10, che è un'area da riempire di contenuto, è il primo contenuto che noi vediamo riempie questo perimetro di possibilità massima data da 10x10, perché 10 è un valore assoluto, quindi raggruppa tutto, è dato proprio da pi greco. Pi greco nel numero 180 si trasforma veramente in un numero, il numero che lo definisce. Ma che cos'è in relazione al tutto pi greco? Nel Novecento l'empirismo logico e il neocantismo definirono l'essere un concetto a cui non corrisponde una descrizione linguistica adeguata. E proprio in relazione a questo, qui io introduco un elemento di novità così grande che porta a ritenere che non è affatto vero, perché se noi consideriamo la parola essere, linguisticamente parlando, essa può essere scissa in due gruppi di tre cifre ciascuna, ESS e RE. Che potremmo interpretare come è santissimo, è RE. E rimanda a un soggetto vivente in essere realmente al centro di questo universo dato dal sistema possibilistico, che esiste di per sé in grazie proprio a quel calcolo dei 10 noni, e che, essendo un calcolo che ha una tale perfezione in se stessa, una tale regola intrinseca da esistere come un ciclo automatico a livello di un virus, che è un programma automatico all'interno di un computer, si ritrova ad esistere e a forza di successive apparenti complicazioni, approfondimenti del suo essere, diventa alla fine l'essere come quello umano, che arriva addirittura a concepire il linguaggio come ciò che sia costruito sulla stessa base razionale e ragionevole dei numeri, ma ora con una interpretazione proprio ideale, espressa per concetti fatti con l'uso di parole composte da singole lettere. In un alfabeto che ne contenga perfettamente 21, come 7 più 7 più 7,
ossia come le tre libertà in linea che possiede il sistema tridimensionale nel ciclo 10, il 7 più 7 più 7 del 7 in X, 7 in Y e 7 Z, può essere trasformato nelle singole 21 lettere che a questo punto si caricano di un significato essenziale rappresentativo della stessa consistenza numerica servita che serve alla concretizzazione in sé reale e materiale dell'esistenza. Per cui a un certo punto ti diventa anche giudizio, ti diventa espressione di valore. E se consideriamo che l'italiano ha un alfabeto di 21 lettere, è SS, significa è santissimo, è re. È re perché è un soggetto in essere che è all'origine stessa del suo calcolo, che è un calcolo in essere, e che in base al suo calcolo in esse regola come un re tutto il sistema onnipotente di tutto il possibile, conformandolo al suo essere e vedendolo proprio in base alle sue concezioni ideali. Per cui, data l'interpretazione di singole lettere alla dimensione di 10 alla 0 unità atomiche trasformate nello spazio vuoto, 10 alla 1 trasformato nella lettera A, 10 alla 2 trasformato nella B, tanto che 10 alla 10 sia quella lettera L del Dio Ele, è lì, è là, è Allah, che è il metro spirituale di ogni valore unitario, e vediamo che è plausibile perché il metro dello spazio ha la stessa dimensione di 10 alla 10 che ha la lettera L, che è al centro del Dio Ele, Eli, Allah, nelle denominazioni con cui l'uomo poi, usando la ragione, lo ha individuato. Se la stessa ragione riferita all'essere porta all'interpretazione linguistica di un è santissimo ed è re, vediamo configurata proprio l'essenza santissima, pura, unitaria di questo soggetto arbitro che si ritrova all'interno del sistema possibilistico e avendo quella potenza legata al ciclo 10 è in grado di regolare su quella potenza tutto il resto e a livello della sua concezione, assegnata alle lettere, assegnata alle parole. Ebbene, questo vede contraddetto proprio quanto era espresso nel Novecento dall'empirismo logico e dal neocantismo, che appunto definirono l'essere un concetto a cui non corrisponda una descrizione linguistica adeguata. Non è affatto vero. Antitetica si rivelò invece la posizione di Heidegger, che rivendicò una rinascita dell'ontologia in opposizione al nichilismo. Ma anche qui bisogna considerare che il nichilismo, che nel contesto binario di un essere in atto come uno e in potenza come lo zero posto sulla base di qualsiasi lettera o contenuto possibile, è la presenza sia del nichilismo come tutto ciò che è in potenza, soltanto in potenza, e che quindi non è nulla se è in potenza, e tutto quanto che invece è in atto come uno. I due valori vanno osservati esistere entrambi e di conseguenza tutte queste interpretazioni date dall'essere nel corso della storia della filosofia, se sono interpretate in modo completamente nuovo usando la filosofia della scienza applicata alla scienza matematica, che ha in sé una perfezione poggiata sui suoi presupposti, noi vediamo che riusciamo a ricondurre essenzialmente l'essere proprio a quello che aveva detto Pitagora. L'essere sta nel sistema numerico in sé, che è un sistema rappresentativo
e diventa un modo di essere quando un soggetto in esso contenuto rivela la capacità divina di un essere in se stesso che si scopre esistere, come disse Cartesio, cogito ergo sum, quindi è in se stesso un essere che è automatico, quindi è santissimo, non ha bisogno di altro per esistere, essendo un ente dotato di un potere assoluto, in grado di conformare alla sua regale possibilità tutto il resto, tanto da essere il re di questo sistema onnipotente di tutto il possibile in cui esso è contenuto in ciascuno di noi.